Buonasera, ben ritrovati a Vita d'Atleta. Quest'oggi ho il piacere di ospitare un ex azzurro dello sci livignasco, un ex azzurro delle discipline veloci, ma non solo, Ivan Bormolini. Ciao Ivan. Ciao, buonasera a tutti. Grazie Ciao, grazie ancora per aver accettato il mio invito. a voi. Ci siamo sempre visti in questi ultimi anni in veste di, ti ho sempre intervistato in veste di allenatore dello sci club a Livigno o istruttore dello sci alpino. Ma sappiamo tutti benissimo che hai avuto un passato e che è passato di azzurro. Incominciamo a ripercorrere un po' la tua vita, incominciamo forse dall'evento clou che ha segnato i tuoi primi anni 90, la vittoria ai campionati del mondo juniores, era Norvegia, se non ricordo male, era il 1991 e... E vabbè, ero già in squadra da 2 anni, avevamo un gruppo veramente forte e forse non è solo stata bravura mia, ma anche un grosso aiuto è arrivato dal materiale veloce che avevo, perché come si sa, in discesa libera il materiale veloce aiuta. In questo caso non era solo il materiale, ma proprio lo ski man che ha trovato la magia, la porzione magica per far andare i miei sci veloci, tant'è che in quella gara io ho fatto primo e altri due miei colleghi hanno fatto secondo e terzo e poi un quinto posto, quindi è stato un trionfo di squadra. È stata un po' inaspettata perché io fondamentalmente nei primi anni ero nella squadra di slalom e di gigante. Ai mondiali partecipi e partecipi se sei bravo in tutte e quattro le specialità o comunque se riesci anche a fare le discipline veloci. In quel caso io facendo gigante slalom, però non trascurando le discipline veloci, mi sono cimentato in discesa e mi è andata bene. Diciamo che la discesa non era tanto impegnativa perché i miei colleghi che facevano parte della squadra di discesa sono comunque andati forti perché hanno fatto podio e comunque una quinta piazza che era interessante sicuramente per il gruppo. Però non si aspettavano che vincessi io arrivando dal gigante, quindi un po' merito mio sicuramente e un po' merito anche dello ski man che tra l'altro è lo ski man che prepara gli sci a Roberto Nani adesso, quindi. Quindi uno Stefano Buonseri, e fu un'edizione molto importante per te in quanto salisti sul secondo gradino del podio della gara in combinata e poi un quarto posto in slalom gigante. La tua disciplina ci accennavi allo slalom gigante, quindi per te è stato un podio sfumato oppure il quarto posto era comunque un ottimo risultato? No, è stato un podio sfumato. Tornando un attimo indietro, diciamo che il vantaggio di aver fatto la medaglia d'oro in discesa, che in quel caso poi veniva abbinata allo slalom della combinata, è un po' diversa di adesso, perché prima si faceva la discesa e poi le due manche di slalom, sommato tutto, ti faceva, determinava il risultato della combinata. Io in slalom non ero fortissimo, però mi sono difeso e grazie soprattutto al risultato della discesa sono arrivato secondo in combinata, quindi una doppia soddisfazione perché un oro e un argento. Il terzo giorno c'era il gigante ed era la mia specialità e nella prima manche, anche in questo caso, eravamo tre italiani, anzi quattro italiani nei primi quattro posti dopo la prima manche. Io ero secondo dopo la prima manche e purtroppo nella seconda ho fatto un errore e sono arrivato quarto a 1 centesimo dal mio collega, che è un collega di un'altra nazione, però diciamo che ero più dispiaciuto per quello perché c'era un'altra medaglia, ci poteva stare un'altra medaglia, se non oro, comunque argento o bronzo, perché il mio collega che ha vinto, Massimo Zucchelli, che ai tempi mio coetaneo e bergamasco, non è riuscito a vincere, che era già primo la prima manche, e sarebbe stata una bella soddisfazione riuscire a portare un'altra medaglia e comunque completare quello che è stato per quell'anno un trionfo sia nelle discipline maschili che nelle discipline femminili dei campionati mondiali juniores. Ma Massimo Zucchelli a parte, che magari non tutti gli sportivi conoscono, Ivan, se non ricordo male, tra i tuoi atleti più acerrimi c'era anche un Omod, il che la dice lunga sul tuo talento, è così? Sì, l'anno prima dei mondiali di Amsterdam sono stato a fare i mondiali juniores sempre in Svizzera, a Zinal, e anche lì ho partecipato a tutte e quattro specialità. E diciamo che in quelle quattro specialità io il miglior risultato è stato un settimo in gigante, però correvano sia Omod che Kjuslasse, che magari non tutti i giovani conoscono adesso, però penso che chi è un po' appassionato di sci si ricorderà sicuramente. E loro hanno dominato, hanno stradominato perché Chiusa aveva fatto 4 medaglie o 5 addirittura con la combinata e Omod idem, cioè si alternavano l'oro e l'argento, loro due e tutti gli altri erano una gara a parte loro proprio, ma già da quell'anno avevano dimostrato di andare forte anche poi perché l'anno successivo poi in Coppa del Mondo avevano fatto già risultati di rilievo, quindi malgrado fossero giovani, avessero la nostra età, questi già andavano forte a livelli più alti. Certo. Ivana, quindi la tua carriera dal 1990, da questo mondiale, decollò in che modo?
Ma decollò, a dir la verità, non è che è decollata tanto, però sono sempre riuscito a mantenere uno standard medio-alto che mi permetteva di allenarmi sempre con le squadre maggiori e di correre anche, oltre alla Coppa del Mondo, anche correre in Coppa Europa. Diciamo che la priorità quando sei un po' giovane è quella di dare un ottimo risultato, un impatto visivo nei confronti degli allenatori della Coppa del Mondo e di quello che ti viene richiesto dalla federazione, dei risultati in Coppa Europa, che quelli ti determinano poi il susseguo della tua carriera, no? Da lì, se fai ottimi risultati, ti portano in Coppa del Mondo. Io ho iniziato con la squadra di Gigante, poi mi hanno portato a fare Coppa del Mondo anche perché si erano liberati dei posti per via degli infortuni, grazie anche a questo, e poi man mano che andavo avanti mi hanno sempre tenuto lì, però non ho mai trascurato quello che era la Coppa Europa, che è un circuito a parte, ma non per questo vuol dire meno impegnativo, tant'è che molte volte quelli della Coppa del Mondo che vengono a prepararsi nella Coppa Europa non sempre riescono a raggiungere gli stessi risultati che ottengono coloro che corrono in Coppa Europa. Di conseguenza non è così facile. Anche perché probabilmente in Coppa Europa, non lo so, ti chiedo, sono piste un po' meno preparate della Coppa del Mondo, quindi un po' più all'arrembaggio. Sì, sono un pochino più all'arrembaggio, però a volte trovi condizioni magari preparate più difficili della Coppa del Mondo, perché la Coppa del Mondo magari trovi neve più dura, forse, soprattutto ai miei tempi. Ne trovi neve più dura, però preparata in maniera molto più facile, se vuoi, tra virgolette. Mentre in Coppa Europa magari la buttano lì un po' così e diventa magari a volte più difficile. Ricordo un episodio di Garmisch in un Super G, dove aveva piovuto tutto il giorno di domenica e avevano annullato il Super G di Coppa del Mondo, sempre appunto in questa località tedesca che è Garmisch. Avendo piovuto, poi la notte ha gelato, il giorno dopo era diventato un ghiaccio che era veramente difficile, sarebbe stato difficile anche correre in Coppa del Mondo, anche se il livello è più alto. Noi abbiamo corso come Coppa Europa ed era veramente una pista impegnativa, tant'è che molti allenatori erano quasi preoccupati se mantenere quello standard di tracciatura che era molto veloce oppure modificarlo un pochino. Però ti dico, anche lì mi è andata bene perché avevo vinto, però comunque sia, a volte succede che le piste di Coppa Europa sono più impegnative di quelle di Coppa del Mondo o viceversa. Ivan, il tuo debutto in Coppa del Mondo, quindi? Il mio debutto è stato nel 93, diciamo che è stato un po' fortuito perché ero a fare delle Coppe Europa in Francia di Super G, si è liberato un posto a Val d'Isère e io tra l'altro ho ingessato perché avevo rotto un dito e mi hanno portato a fare questa Coppa Europa questa Coppa del Mondo di Super G a Val d'Isère. Lì è stata la mia prima Coppa del Mondo come test e come prova. Poi Certo. diciamo che poi successivamente c'è stato nell'anno 94, ho iniziato a correre a Sölden, Gigante, la prima gara di apertura. E da lì però ero già comunque in una squadra dove mi allenavo, malgrado fossi squadra B, mi allenavo comunque col gruppo di Coppa del Mondo, andavo già in Nuova Zelanda con loro, in Argentina con loro, quindi Certo. diciamo. Era la squadra nazionale allenata da chi erano i tuoi compagni? All'inizio, quando ero nella squadra di Gigante, ne ho passati parecchi di allenatori. All'inizio avevo due valdostani. Inizialmente, proprio i miei primi allenatori, quando sono entrato in squadra, era Claudio Ravetto, l'ex direttore tecnico, quindi che io porto su un palmo di mano perché è quello che mi ha dato il là, è quello che mi ha insegnato, tra virgolette, di più. L'altro allenatore era Valerio Ghirardi, che è l'allenatore attuale di Tina Maze. Quindi sono allenatori che comunque Hanno il avevano loro già, sì, perché. esatto. E man mano che sono andato avanti negli anni, cambiando squadra o cambiando allenatori all'interno della federazione, ne ho passati diversi. Diciamo che gli anni che ho trascorso con più costanza di allenatori sono stati gli anni dove ero in squadra di discesa assieme a Lorenzo Galli, che avevo come allenatore Ghidoni, Buchmeier, Alberto Ghezze. Erano comunque i tempi di Alberto Tomba. Sì, c'era anche Quindi. lui, anche se come tutti sanno lui faceva squadra a sé, quindi non avevamo possibilità di allenarsi con lui, però lo ritrovavamo ovviamente nelle gare di gigante, per quanto riguarda me perché correvo in Coppa del Mondo solo di gigante e non di slalom, ci incontravamo, si parlava, si rideva, si scherzava per quel che si poteva, però alla fine lui non abbiamo mai avuto occasione di allenarci come gigantisti, aggregandoci a o lui che si aggregasse a noi o Certo. noi a lui per poter magari trarne beneficio noi, quindi questo forse è un po' una carenza che c'è stata da parte della federazione, ma lui Certo. era Alberto Tomba, lui vinceva, lui poteva decidere, lui decideva. E a livello umano e personale, com'era con voi, compagni di nazionale? Ma diciamo che
Quelle poche volte che lo vedevamo era abbastanza sulle sue, rideva e scherzava, però ci sono stati alcuni episodi dove se tu non lo cercavi o comunque cercavi di rimanere sul tuo e lo trascuravi un pochino, era lui che veniva da noi a parlare o ridere e scherzare. Se invece eri tu che andavi a cercarlo, lui si atteggiava un pochino di più per quel che poteva, perché d'altronde Alberto Tomba è il più grosso campione italiano che abbiamo, che c'è stato in passato, quindi poteva anche forse permetterselo, magari non con noi, però con la gente comune se lo poteva permettere. E anche con noi ogni tanto era un pochino Sborfone. sbruffone, sì, se vuoi, però comunque era una persona fantastica che se ti poteva dare una mano in quel momento te la dava, non è che tu eri tu e io ero io. Certo, Cioè, certo. diciamo che il legame c'era perché comunque anche lui correva per l'Italia, seppur aveva il suo team privato. Erano gli anni anche di Deborah Compagnoni e data la vicinanza geografica non avete mai avuto modo di allenarvi con lei, ma non che Deborah fosse più forte di voi uomini, però probabilmente a livello tecnico magari c'era tanto da imparare Sicuro, da una Deborah sicuro. Compagnoni. No, no, certo. Deborah Compagnoni non avevamo occasione di allenarci perché comunque il circuito maschile e femminile sono due cose completamente diverse. Capitava raramente di trovarsi in stazioni ad allenarsi assieme o comunque con tracciati a fianco. Però Deborah Compagnoni a livello tecnico era una maestra, veramente, era fantastica, andava forte anche per quel motivo lì, oltre che per la brava preparazione e la meticolosità che aveva nel prepararsi, quindi sicuramente c'era da prendere spunto anche su quello. Dopo il debutto nel 92 in quella di Val d'Isère, la Coppa del Mondo si ripresentò come inizio di stagione, come sempre a Sölden, e al cancetto di partenza c'era anche Ivan Bormolini, in slalom gigante. Sì, è stato il mio debutto in gigante e diciamo che il risultato è stato ottimo, forse anche perché ho sempre avuto una particolare facilità nell'ottenere i risultati o andare più forte quando le condizioni di neve erano veramente dure e impegnative, probabilmente un po' per il mio modo di sciare, probabilmente un pochino per il mio carattere che spesso riuscivo a rendere di più in gara che in allenamento, spesso dico, non sempre, però comunque sia. In quel caso, lì, come anche nel mio miglior risultato di Kranjska Gora, che sono arrivato dodicesimo, avevamo condizioni veramente di neve ghiacciata e sono riuscito a dare un pochino di più ed esprimermi meglio. Il tuo miglior risultato, il dodicesimo, avvenne nel 99, quindi vuol dire che furono 6-7 anni di grido in cui comunque alternavi sia la Coppa del Mondo che la Coppa Europa, quindi un tour de force non indifferente. Sì, facendo sia tre specialità di gigante, di Coppa Europa, scusa, e di Coppa del Mondo, giravo come una trottola, sì. A volte trascuravo delle discese, magari tipo quella di Bormio, per dare un pochino più di preparazione, per quanto riguarda il gigante in funzione della Coppa Europa, però correvo a destra e a sinistra, sempre in viaggio, valigia, macchina, chilometri. Però riuscivo comunque a ottenere dei buoni risultati anche in Coppa Europa, che è un circuito meno importante per certi aspetti, però comunque non da trascurare perché il livello è molto alto anche nel livello di Coppa Europa. In questi anni alcune partecipazioni a diverse edizioni iridate, campionati del mondo. La prima fu? La prima fu nel 97 a Sestriera, che corsi in gigante e nella discesa su slalom della combinata. È stato bello perché era il mio primo mondiale, quello vero, e poi corso in Italia, quindi è stata un'esperienza fantastica. Era il mondiale in cui mi ricordo Deborah Compagnoni e Lara Magoni sul podio di quello slalom in notturna. Sì, è vero, era stata molto sentita come edizione. Tifo da casa, davanti alla televisione, ok, ma c'era il pullman di Ivan Bormolino e il fan club che ti seguiva? Ma non c'era ancora un fans club, però sì, sono venuti i miei genitori, alcuni miei amici ed è stato bellissimo. Poi correndo in Italia, il fatto di essere un atleta italiano e essere seguito appunto a Sestriera quando andavi a Casa Italia, che era fatta a pennello proprio per noi atleti, era molto divertente, cioè il fatto di essere richiesto. Foto, Certo. sono soddisfazioni che ti danno tanto che però poi dopo vengono messe da parte perché devi pensare poi al risultato effettivo della gara. Certo. Il mondiale successivo 99 Veil. Sì, a Vejle, anche lì ho corso sempre la combinata e il gigante,
Avevo più aspettativa per il gigante, anche se avevo fatto una discreta combinata perché ero arrivato decimo, avevo fatto una buona discesa. In slalom purtroppo era una specialità che faticavo un pochino di più e quindi non mi ha permesso di ottenere un buon risultato. Avevo una buona aspettativa in gigante perché gli allenamenti pre-gara andavano bene, mi sentivo bene fisicamente nei confronti con gli altri atleti delle altre nazioni durante le prove cronometrate di allenamento. Andavo abbastanza bene, ero contento, soddisfatto e il giorno della gara purtroppo non ha preamasso, sono caduto e lo sci è così, basta poco per Certo. rovinare magari una preparazione intera. Certo, era la mondiale in cui, se non sbaglio, Giorgio Rocca arrivò quarto nello slalom. Sì, Giorgio è sempre stato molto bravo anche ad arrivare agli appuntamenti con la testa e la determinazione giusta, oltre a livello tecnico suo, che ai tempi era veramente eccellente, ha ottenuto dei grandi risultati anche per quel motivo. Era motivo di sprono per voi, per te, per Lorenzo, la serietà che ha sempre dimostrato Giorgio. Abbiamo avuto l'onore di ospitarlo con Vita d'Atleta, ha rimarcato giustamente che insomma lui ci credeva veramente tanto ed era super concentrato nello sci. Era motivo di sprono probabilmente per te, per Lorenzo. Sì, sicuramente. Spesso ci troviamo io e Lorenzo a parlare sul nostro passato, visto che entrambi lavoriamo nello sci club, e ci raccontiamo episodi e situazioni che sono successe in quegli anni, visto che sono stato sia in squadra con Giorgio e sia in squadra con Lorenzo, prima nella squadra di gigante slalom e successivamente in quella di discesa con Lorenzo. E ci siamo accorti, io ho fatto una mia analisi personale di questa mia carriera e credo che Giorgio abbia fatto la scelta più giusta, quella di prendere una sua via e andare a crearsi una sua preparazione atletica, seguito personalmente, lontano da Livigno, perché Livigno ti porta un pochino alla perdizione, se vuoi, a tanti svaghi e rimanere atleta a 360 gradi a volte è un pochino difficile. Questo è successo, credo, un pochino anche a me. E se Giorgio ha raggiunto quei risultati, oltre alla bravura tecnica, è stato dovuto anche al fatto che ovviamente ha preso una sua direzione e quella l'ha portato ad arrivare ad altissimi livelli. Hai dei rimpianti quindi in questo Sì, senso, Ivan? sicuramente sì. Diciamo che non cambierei, non dico niente, però qualcosina sicuramente ritoccherei dalla mia vita, dalle scelte di alcuni tipi di materiali che avevo ai tempi. E da alcune scelte di preparazione atletica, di determinazione, non dico che forse avrei dovuto fare una scelta tipo quella di Giorgio di prendere e andare via da Livigno, ma sicuramente avrei dovuto avere una testa un pochino più determinata, avrei dovuto forse imparare un pochino più da Lorenzo, che Lorenzo forse era un pochino più carente tecnicamente, ma era così. Lui era una macchina da lavoro, lui era determinato, sapeva quello che voleva, io anche volevo e sapevo quello che volevo. Però a volte mi lasciavo un pochino trasportare, un pochino dal divertimento, che è giusto che ci sia, però deve essere, a quel livello deve essere un pochino più controllato. Erano gli anni del cielo, Ivan, ci conosciamo da un po' di anni, magari troppo cielo e meno allenamento. No, sto scherzando, però forse un pochettino così. No, diciamo che non è che perché magari facevo un'uscita in più alla sera mi allenavo di meno. Però l'uscita in più alla sera ti portava a essere meno performante nell'allenamento e di conseguenza una cosa che non andava di pari passo, no? Forse avrei dovuto fare un'uscita meno, fare lo stesso allenamento, ma l'allenamento rendeva in un altro modo. Certo, Ed è quello che sto consigliando un po' anche, o ho consigliato ai ragazzi dello sci club. una maturità, una serietà che poi hai conseguito, e come negli anni, perché sei diventato istruttore nazionale e sappiamo tutti chi mastica un po' di sci, che insomma tra i più severi, tra virgolette, tra gli istruttori c'è Ivan Bormolini, sei preciso e meticoloso e Sì, non. sono maturato sicuramente dopo con l'andare avanti del tempo, non che non lo fossi prima, però sono maturato sotto certi aspetti probabilmente quando ho smesso di sciare, di fare l'atleta, perché ti rendi conto di quello che hai lasciato. La vita d'atleta è una vita di sacrifici a livello fisico traumatico, perché comunque l'infortunio è sempre subito dietro l'angolo. Però ti rendi conto che fare l'atleta, se arrivi a un certo livello come quello a cui sono arrivato io, Giorgio, Lorenzo, Giorgio ancora più di me e di Lorenzo, ti rendi conto di quanto è bello fare l'atleta, perché comunque giri il mondo e hai possibilità di vedere un sacco di località, magari solo nell'ambito sciistico, però ti dà una consapevolezza, un modo di vivere diverso ed è un consiglio che do sempre a tutti, perché è un'esperienza di vita che poche altre
attività o altri lavori ti danno. Si è dei privilegiati quando si è atleti, ed è vero. E dopodiché il mondo cambia letteralmente quando smetti di fare l'atleta, se poi sei stato in nazionale ancora di più, ma la tua carriera si è dovuta interrompere a causa di un infortunio piuttosto serio. Sì, io sono sempre stato fortunato, non mi sono mai fatto male seriamente, perlomeno non mi sono mai fatto male con gli sci, sono fatto male, ho avuto infortuni magari durante la preparazione atletica, però sugli sci mai, come succede spesso agli atleti. Però ai mondiali di Sant'Anton nel 2001, nello slalom della combinata, mi sono rotto il ginocchio anche per una caduta stupida, anzi non sono neanche caduto, mi sono seduto dopo perché ho avuto una torsione del ginocchio e mi si è rotto il legamento crociato anteriore, collaterale e il menisco. Sono infortuni che possono succedere, c'è chi come me è stato fortunato e ne ha avuto solo uno e poi ha comunque continuato Certo. ad altissimi livelli, chi si è operato 5 volte, vedi Nadia Fanchini che ho fatto non so quante operazioni, anche Elena Fanchini e hanno vinto adesso a Cortina. Quindi l'infortunio non ti permette di dare continuità al tuo lavoro, però non ti impedisce comunque di ottenere comunque sempre ottimi risultati. Terminata la carriera nel 2000, Nel 2001. 2001 mi sono fatto male, ho riprovato nel 2002, però forse anche lì, vedi, la situazione poi cambia, da passare dal livello di Coppa del Mondo e Coppa Europa a riprendere, sì, con magari la garanzia di poter ritornare in Coppa del Mondo, perché comunque le liste e i punteggi che avevo erano comunque ottimi da poter gareggiare ancora in Coppa del Mondo, ma dovevo riprendere. E com'è che riprendi? Riprendi con le gare internazionali. Andare a fare le gare internazionali con poca preparazione atletica, fisica e tecnica, perché comunque la voglia di rientrare nel giro è tanta, e mi sono ritrovato a correre con atleti che avevano 10-15 anni meno di me, che andavano più o meno come me, però mi ha fatto passare un pochino la voglia e avrei forse dovuto tenere duro. Però nello stesso tempo io 10 anni di Coppa del Mondo li ho fatti. Mi sono preso le mie soddisfazioni, probabilmente avrei potuto prenderne altre, però forse era anche giusto provare a cambiare, provare a portare l'esperienza all'interno dello sci club, visto che mi era stato proposto questo. E così è stato. Chiudo con la tua carriera agonistica chiedendoti, non hai avuto la possibilità di partecipare alle Olimpiadi e questo forse è un Questo è il mio rammarico. rimpianto, sì. Ho avuto la possibilità sia a Lillehammer nel 94, tramite una qualificazione, però non mi sono qualificato e questo è stato il mio rimpianto perché penso che partecipare alle Olimpiadi, anche se poi non ottenevi il risultato che volevi, l'ambizione è comunque sempre quella di, è l'obiettivo di un atleta, quello di correre alle Olimpiadi. È vero, ho fatto 3 mondiali, quelli normali e 2 juniores, però alle Olimpiadi penso che sia un'esperienza che tutti, è il punto finale, è il punto da raggiungere per un atleta, penso che sia quella e purtroppo quello non ci sono arrivato. Certo, e nell'epoca delle combinate in cui tu ti cimentavi, a me viene in mente la vittoria di Martin e Pollig, primo e secondo ad Albertville. Esatto. Lì sta a significare che se è la tua giornata, puoi ottenere risultati che magari non ti Sì, saresti mai pensato di decisamente, perché ottenere. comunque il fattore fortuna c'è sempre. Loro in questo caso non hanno vinto solo per fortuna, però una buona dose di fortuna c'è stata, perché comunque non erano slalomisti assolutamente, ma erano discesisti super gigantisti. Avevano fatto un'ottima prova nella prova di discesa. E nello slalom probabilmente quelli più bravi che dovevano puntare alla medaglia sono usciti o hanno fatto grossi errori e loro si sono difesi e hanno raggiunto la medaglia. Quindi veramente ti basta un poco per dire ho vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, Certo. seppure in combinata, però ho vinto la Beh, medaglia d'oro. rimane, i giovani da casa ti staranno guardando, come dire, ma di chi stanno parlando? Però due azzurri che veramente ad Albertville furono primo e secondo. Esatto. Io c'ero come atleta, ma me la ricordo veramente come se fosse ieri. Ma questo è anche l'esempio di se si è al posto giusto, al momento giusto, le cose arrivano. Certo. Nello short track, ad esempio, uno Steven Bradbury insegna ed è andata così. Ivana, ti sei però immediatamente rialzato dal tuo infortunio, lo sci è rimasto la tua passione, tanto che nel 97 diventasti istruttore nazionale di Telemark e poi successivamente nel 2002-2003 istruttore nazionale di sci alpino, che insomma non ce ne sono moltissimi in Italia. Diciamo che se nella vita d'atleta il sogno è quello di arrivare in Coppa del Mondo e successivamente Mondiali e Olimpiadi, nella vita di quanto riguarda un maestro di sci e un insegnamento da portare proprio nella vita, è quella di arrivare a coronare il sogno di diventare istruttore. Non è paragonabile
ovviamente alla vita di atleta di Coppa del Mondo, di Mondiali e di Olimpiadi, però sicuramente quello che ti dà, quello che puoi trasmettere a fare l'istruttore, che è colui che insegna ad insegnare, sicuramente è soddisfacente, anche perché comunque quando insegni a questi gruppi di ragazzi che vogliono diventare maestri per poi insegnare, devi essere molto determinato perché loro hanno una certa conoscenza, hanno un certo rispetto, ma tu devi veramente creartelo rispetto, perché se appena sei troppo farfallino nel porti nei loro confronti, loro ti salgono sopra. Certo. E quindi è fondamentale trovare il compromesso giusto tra rispetto, l'insegnamento e il divertimento, perché quello ci deve sempre essere. Certo, da più di 10 anni quindi sei anche allenatore dello Sci Club Livigno. L'emozione provata a stare a fondo pista, ad assistere magari a qualche gara importante dei tuoi atleti e ad un'uscita, ad un cancelletto di quando correvi è uguale, diversa? No, è diversa. È diversa, c'è molta più tensione quando corri, perché comunque sia lo sci è uno sport singolo, tu puoi essere amico finché vuoi di tutti e di tutto il gruppo a cui sei e ti alleni con loro, però alla fine sei tu che devi battere tutti e questo a livello caratteriale, ricordo ai tempi, mi ha creato un po', quando ho smesso mi ha creato un po' di problemi, nel senso che diventi molto orgoglioso e molto egoista quando fai l'atleta, perché sei tu contro tutti e tutti li devi battere, no? Quando poi entri a far parte nello sci club, come nel mio caso, diventa molto più leggera la cosa. Però è molto bello trasmettere questo. Le emozioni che vivi sono totalmente diverse. Sono emozioni belle per te, soddisfacenti perché hai dato un qualcosa a loro, però nello stesso tempo sono emozioni che vedi in loro e che tu hai passato di quando eri più piccolo, no? Quindi sono diverso, tempo non sono da meno. Certo. Ivan, siamo in chiusura. Che cosa farai da più grande, quando sarai ancora più Da più grande? grande, da grande. No, io Lo penso sci di rimane. sì, beh, lo sci è il mio lavoro. Vivendo a Livigno, comunque penso che sia lo sport predominante lo sci. E di conseguenza penso e continuerò a fare questo finché me lo permetterà. Il fisico ancora me lo permette. A livello dimostrativo, per quanto riguarda, Certo. come parlavamo poc'anzi, istruttore, io posso ancora permettermi di dimostrare a un buon livello. Però la mia passione è quella di trasmettere a livello agonistico, è quello che sto facendo all'interno dello Sci Club Livigno, senza però trascurare, visto l'età che alleno io, quello che è il divertimento, l'aggregazione, il gruppo, perché comunque è fondamentale, perché deve essere un gruppo che cresce, poi singolarmente il risultato arriva. Senza fare nomi, pensi che lo Sci Club Livigno in un futuro, che speriamo non troppo lontano, possa sfornare altri campioni di Coppa del Mondo? Speriamo. Io me lo auguro, ce lo auguriamo tutti noi del gruppo allenatori, però è sempre più difficile, è sempre più costoso lo sci, è sempre più un sacrificio. Rispetto a quando ero piccolo io c'erano molte meno attività e quindi ti potevi dedicare più solo a una, che in questo caso era lo sci alpino piuttosto che lo sci da fondo. Adesso è molto più ampio la forbice che poi tu puoi scegliere come genitore da proporre al figlio. Diciamo che nello sci alpino stiamo lavorando perché questi possano provare le soddisfazioni che abbiamo provato noi, noi ex atleti. Se riusciamo a trasmettergli questo, magari non arriveranno a raggiungere i risultati che magari sognano, però allo stesso tempo si fanno le esperienze che non saranno solo per lo sport, ma saranno nella vita. Un consiglio, Ivan, e poi chiudiamo veramente, per tutti i discesisti, chiamiamoli così, che sono in questo momento davanti ai teleschermi. Il consiglio è quello che continuo a dare. Ovviamente diamo priorità al divertimento, ma siccome, tornando al discorso del costo, è molto alto per un genitore, non facciamo spendere solo per il divertimento, ma facciamo spendere per trarre ne beneficio poi in futuro. Quindi impegniamoci sempre con la testa e con la determinazione. Poi i risultati verranno anche se non sia fortissimi. I risultati finali, che non sono quelli del risultato fine a se stesso, ma dell'obiettivo che si prefigge una persona o un ragazzino, arriverà. Con l'impegno si arriva sempre dappertutto. Massimo impegno divertendosi, Esatto, possiamo chiudere così. soprattutto così. Grazie ancora, Ivan Bormolini. Grazie È tutto per questa sera. Grazie per la cortese attenzione. Vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata.